Il 23 maggio del 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria ed entrava nel primo conflitto mondiale. 104 anni più tardi, nella stessa Italia si firma un trattato di pace anche se non c'è un nemico esterno. Il Consiglio dei Ministri è stato provvidenzialmente rinviato, troppo forte il rischio che avrebbe portato a una rottura. La tregua armata in vista delle elezioni europee di domenica arriva in un altro anniversario storico per il nostro paese. Il 23 maggio del 1992, 200 kg di tritolo uccidevano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. 27 anni dopo, l'Italia è nel caos. Due partiti di governo divisi su tutto, specchio di un'Italia spaccata e difficilmente governabile da qualsiasi maggioranza, mentre intorno si avvia a concludersi una campagna elettorale avvelenata da troppe questioni interne. A tre giorni dalle elezioni, proviamo a guardare un lato positivo. Ricordare, spesso, serve anche a crescere meglio. TG Mag può cominciare. Benvenuti a TG Mag. Un tempo l'intervallo tra le guerre era molto più breve. Oggi viviamo in un'epoca in cui le guerre totalizzanti sono finite, ma la contrapposizione tra le idee non è certamente terminata. Proprio come sta accadendo di questi tempi tra due giganti. Da un lato l'America di Trump, dall'altro la Cina, che con più di 1 miliardo di abitanti rappresenta sicuramente una meta appetibile per le mire espansionistiche degli americani. Trump prima ha alzato ulteriormente i dazi per i prodotti cinesi, poi Google ha fatto il resto, cercando di limitare il gigante Huawei. Per gli ottimisti si tratta di un'impervia strada per il negoziato, per i pessimisti invece la barriera digitale è sempre più alta e noi consumatori che stiamo nel mezzo rischiamo di finire schiacciati. Bisognerà capire come Huawei risponderà a questa, alla perdita della licenza da parte di Android. Senz'altro è noto che Huawei si stesse preparando a questo momento e quindi stesse sviluppando un proprio sistema operativo in grado quindi di rimpiazzare in caso di emergenza quello di Google. Ovviamente ci sono un po' di punti aperti che riguardano ad esempio le app. Quindi gli utenti saranno ancora in grado di utilizzare le app di Google oppure no? Quindi parliamo delle mappe, di Gmail, quanto sarà possibile integrare le app che utilizziamo tutti i giorni sul nuovo sistema operativo di Huawei e ovviamente da questo punto di vista bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire anche nel momento in cui diventerà poi effettiva a livello di conseguenze pratiche questa direttiva, capire come Huawei reagirà. Siamo qui a Milano nel chiostro della Fondazione Stelline, una delle sedi degli uffici del Parlamento europeo. Domenica l'Europa sarà impegnata nelle elezioni dell'Assemblea. Qui viene conferito il potere di investire sulle vite quotidiane dei cittadini, talvolta anche scavalcando i singoli parlamenti nazionali. Per cosa si vota? Come si vota? Proviamo a rispondere alle vostre domande attraverso una breve guida, una sintesi delle modalità e delle procedure utili al voto. Avremo probabilmente una maggiore attenzione ad alcune così, finalità, richieste di tipo più interno ai paesi. Potrebbe non esserci alcun effetto perché non è detto che ci sia il diluvio se vincono i sovranisti in Europa, potrebbe anche non succedere assolutamente niente. Avremo probabilmente una diversa allocazione, una diversa attenzione per quanto riguarda specialmente le risorse finanziarie. Quello che potrebbe cambiare in meglio, secondo me, per l'Italia è una gestione diversa di alcune pratiche che in questi anni ci hanno estremamente penalizzato, con una visione un po' superficiale del sovranismo. Si dice sovranista è quello che fa gli interessi di casa propria. In realtà è già così in Europa. Questa è una domanda difficile. Io, come dire, spero e immagino di no.
spero che metta seriamente in discussione il futuro dell'Europa come progetto di disintegrazione degli stati, quale è stato fino adesso, perché questo è stato. Per quanto assolutamente perfettibile, il processo dell'Unione Europea è un processo storico che va avanti da 70 anni, è comunque la creazione di una unione di stati che pur nelle loro diversità sono riusciti a marciare insieme su alcune cose. Non c'è stata nessuna integrazione di niente in Europa, è un fallimento totale, che però io non penso che i sovranisti italiani o presunti italiani metteranno a rischio. Ovviamente la cosa più importante su cui siamo riusciti a marciare insieme è a non farci più guerre. E se qualcuno pone in mente quello che è stata la storia dell'Europa nel Novecento, ma anche nei secoli precedenti, già questo mi pare un risultato di tutto rispetto. Ma io non lo so, non so se seriamente c'è qualcuno che l'ha mai pensato, a parte gli inglesi. Non credo che abbia scoraggiato, perché l'argomento è formidabile. Cioè poter dire noi non facciamo questo perché non possiamo farlo, perché abbiamo i vincoli europei, è una cosa meravigliosa. È come dare la colpa all'arbitro, insomma, o al pallone. La linea del governo è un'altra, cioè non è mai stata in discussione dall'inizio di questo governo l'uscita, ma credo che neanche si ponga. Sì, sulla parte del usciamo, andiamocene, eccetera, eccetera, questo, ma mi sembrano più delle cose buone per i social network, tutto rispetto per i social network. Decidere il futuro dell'Europa. È con questa missione che domenica 26 maggio 21 paesi dell'Unione saranno chiamati a votare i propri rappresentanti al Parlamento europeo. A Bruxelles andranno 705 deputati, divisi tra i 28 stati membri in base alla popolazione. L'Italia ne eleggerà 76, terza per numero dopo Francia 79 e Germania 96. Fanalini di coda di questa speciale classifica sono Malta, Cipro e Lussemburgo, che avranno solo 6 rappresentanze a testa. L'Italia verrà divisa in 5 circoscrizioni: nord-occidentale, nord-orientale, centrale, meridionale e insulare. Ognuna di queste avrà una scheda elettorale di colore diverso. Si vota segnando con una X la propria preferenza. È possibile anche scrivere fino a 3 nomi della lista, ma è fondamentale che ci sia un'alternanza di sesso, altrimenti verrà considerato valido solo il primo nome scritto. Nonostante il lungo processo della Brexit, il Regno Unito è ancora parte dell'Unione Europea e per questo anche lì si andrà al voto in attesa che l'uscita sia completata. La Gran Bretagna ha diritto a 73 deputati che, una volta completata la Brexit, lasceranno il Parlamento. Di questi 37, poi 27 saranno divisi tra gli Stati membri, mentre 46 verranno lasciati liberi e destinati ai futuri nuovi ingressi nell'Unione Europea. L'Unione Europea è anziana, le sue basi sono state gettate più di 60 anni fa. Cambiano i politici, cambiano i partiti, ma l'idea di comunità unica rimane. Alle prossime elezioni sono molti nuovi volti che per passione sperano di entrare in Parlamento. E scorrendo la lista dei candidati, tra i più giovani c'è anche lei, Cristina di Anabargo, 25 anni, italiana di Romania e tanta voglia di agire. Ho deciso di candidarmi perché voglio reagire alla sfiducia che provo nei confronti della politica. In particolare faccio fatica a riconoscermi nel gioco delle polarizzazioni. E infatti non si è candidata con i partiti tradizionali, che spesso litigano su tutto. Bargo non vuole la contrapposizione a ogni costo. Vorrei che la politica fosse una ricerca dei bisogni che ci accomunano, come esseri umani, e non una caccia al nemico di turno. Io forse non ho la soluzione, però sento il desiderio di portare una comunicazione non violenta e più ecologica, e dare così spazio a una democrazia più profonda. E quale miglior posto dell'Europa, simbolo forse un po' dimenticato di unione tra i popoli? Spesso in Italia si sente parlare dell'Unione Europea come qualcosa di lontano dai cittadini, nonostante abbia un impatto diretto sulle nostre vite, a partire dalle questioni sulla sicurezza alimentare o l'agricoltura. Ma il vero tema degli ultimi mesi è l'avanzata dei sovranisti, che puntano a limitare i poteri dell'Europa sugli stati. Più una minaccia o un'occasione? Forse entrambe. E mi auguro che diventi in qualche modo uno stimolo per cambiare l'Unione Europea in una direzione più solidale. 90 anni e non sentirli, Francesco Alberoni, dopo una vita passata a studiare i fenomeni politici, per la prima volta in occasione delle imminenti elezioni europee è pronto a scendere in campo al fianco di Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, risultando così il candidato più anziano del nostro paese. Ma qual è il messaggio che vuole lanciare con la sua candidatura e soprattutto che tipo di Europa ha in mente? Ma io il messaggio che do con la mia candidatura è il mio progetto. Di un'Europa che in un certo lasso di tempo
diventa federale. Un federalismo leggero, però, dove soltanto pochi item sono di competenza federale, con grande autonomia quindi agli stati nazionali, a loro volta bene che siano federali, quindi un'Europa unificata politicamente, in condizione quindi di rispondere agli assalti pericolosi che ci vengono dall'esterno e dall'alto, però molto libera all'interno, più di quanto non sia adesso. Con la speranza ovviamente che a vincere non sia, come da consuetudine, l'astensionismo, ma anche qui il noto sociologo ha le idee ben chiare. Io credo che queste elezioni saranno seguite molto, perché sono elezioni cruciali per il futuro dell'Italia e dell'Europa, perché siamo in una fase di mondializzazione, dove sono sorte delle grandi potenze invasive e perché si sono creati dei monopoli sovranazionali. Quindi o si crea in qualche modo, non dico una potenza europea, ma certamente no, un ordine europeo capace di contrastare questa influenza, siamo spacciati. Ma domenica a Milano sarà anche il giorno di Wired, che celebra il suo annuale festival, il Wired Next Fest. Omar Schillaci, vice direttore e organizzatore dell'evento, ci consiglia quali sono gli eventi da seguire, per questo che è un evento che aprirà una porta sul futuro. Tanti gli appuntamenti da segnalare, diciamo due su tutti, l'incontro con Jimmy Wales, che è il founder di Wikipedia, e l'altro con Edward Snowden, che è l'uomo che ha svelato quel grande scandalo secondo cui l'NSA sorvegliava il popolo americano e tantissime singole persone. Ce ne sono due a cui tengo in maniera particolare. Uno è un incontro che faremo proprio il venerdì con Elio Germano, l'attore. Elio Germano presenterà in anteprima un suo nuovo spettacolo che sarà possibile vedere soltanto indossando dei visori, quindi soltanto in realtà virtuale. E poi Space Dive. Space Dive che cos'è? Una struttura che permetterà a tutti di volare tra le stelle e nello spazio. È una struttura immaginata simile a quella dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, e sarà possibile testare e volare nello spazio tra le stelle e i pianeti per 3 giorni venendo. Tutto il Wired Next Fest, naturalmente, tutto quello che vi ho raccontato e tutto quello che potrete trovare nel programma su nextfest.wired.it è tutto interamente gratuito, a portata di tutti. Quindi vi aspettiamo. Ma Wired si occupa anche di inchieste e reportage a tema tecnologia. Di inchieste ce ne stiamo occupando molto anche noi allievi del Master in Giornalismo dell'Università Cattolica. Vi presentiamo oggi il secondo reportage dedicato all'implementazione di doti naturali dell'uomo che possano avvicinarlo sempre più alla macchina senza snaturarne le caratteristiche originali. Partiamo da un passaggio dell'inchiesta per poi discuterne approfonditamente con la portavoce del gruppo che ne ha curato la realizzazione. Mi chiamo Moon Ribas, mi considero un artista cyborg perché ho dei chip nei piedi che sono collegati a dei sismografi online. Ogni volta che c'è un terremoto in qualunque parte del mondo, io sento una vibrazione nel mio corpo e questo lo chiamo il senso sismico. Sono Manuel Muñoz, sono un artista cyborg e ho un organo cibernetico installato dietro la testa per percepire i cambiamenti nella pressione atmosferica. Voglio creare un nuovo senso cosmico che mi permetterà di percepire melodie che arrivano dallo spazio. Mi definisco cyborg perché ho un nuovo organo cibernetico, quindi sono un organismo che contiene tecnologia al suo interno. Oggi percepisco in questa parte della testa delle pulsazioni molto simili a quelle di un orologio. Questo significa che c'è un anticiclone a Barcellona. Invece quando le percepisco da questa parte significa che c'è un ciclone. Percepisco continuamente questo stimolo.
Allora, Chiara, cosa ci puoi dire di questo che è stato solo un assaggio della vostra inchiesta? Beh, Oscar, innanzitutto posso far notare che quelli che abbiamo visto in questa prima parte del video possono sembrare in qualche modo dei mattacchioni, dei pazzerelli, e in effetti sono degli artisti, sono dei precursori. Quello che fanno lo fanno anche per farsi notare davanti al mondo. Però c'è da dire anche questo, che l'Europa, l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, sta studiando questo fenomeno. Quindi comunque si tratta di una tendenza di cui si parla molto poco e che comunque va tenuta d'occhio, perché l'uomo sempre più sta sfruttando la tecnologia per modificare il proprio corpo. Questo aspetto va naturalmente regolamentato e l'Unione Europea se ne sta occupando. Mercoledì 12 giugno in diretta sui nostri canali social approderà Tech Show, il talk show interamente dedicato alla tecnologia realizzato da noi ragazzi della scuola di giornalismo. Al centro del dibattito umanità aumentata, realtà virtuale, cervello, sesso e ibernazione. Due conduttori, 5 presentatori d'inchiesta e 3 ospiti speciali vi condurranno per mano in questo viaggio alla scoperta delle nuove tecnologie. Non c'è dubbio che le inchieste giornalistiche siano la parte più appagante di questo lavoro, e alle inchieste è dedicato anche un concorso con tanto di premi, il DIG, che partirà la prossima settimana, il 30 maggio, a Riccione. Il tema dei DIG di quest'anno è Personal Matters, nell'idea che i giornalisti non solo ci debbano mettere la faccia, ma debbano esprimere le proprie opinioni personali. La nostra idea è che siamo un po' in un'epoca in cui non basta più soltanto descrivere i fatti oggettivamente, ma uno dei compiti del giornalismo, quantomeno quello di qualità, è quello di raccontare da un punto di vista personale, fornendo delle chiavi, delle interpretazioni personali, come certe situazioni si evolvono e si sono create. Quindi l'aspetto personale è qualcosa che definisce sempre di più il giornalismo di qualità. Lo abbiamo fatto e lo faremo invitando una serie di reporter da tutto il mondo. Avremo con noi Naomi Klein, che è anche il presidente della giuria di quest'anno. Avremo Matthew Caruana Galizia, il figlio di Daphne Caruana Galizia, con cui affronteremo non solo la sua vicenda, insomma, personale, ma il lavoro che sta facendo per il Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo. Lo faremo con tutta un'altra serie di reporter che si trovano anche in situazioni difficili. La città di Riccione è DIG, perché il festival è anche del comune di Riccione e quindi appartiene ed è anche stato pensato e declinato su quella che sono anche i punti fermi su cui Riccione lavora e come Riccione è conosciuta nel mondo. Quindi DIG è un festival sì di indagine, dove viene messo al centro il giornalismo, quello di approfondimento, ma nel contempo nel festival ci sono momenti di intrattenimento di grande spessore e anche di grande bellezza che appartengono in maniera naturale alla città di Riccione. Continuiamo il nostro giro d'Italia approdando ad Ischia per parlare del nemico numero uno dei nostri mari. L'invasione della plastica è ormai diventato un argomento di conversazione ricorrente. Addirittura il premio internazionale Ischia gli ha dedicato un'intera sezione, nella quale sono arrivati in finale alcuni dei lavori dei nostri colleghi di Master. Vi presentiamo il secondo lavoro finalista, presto disponibile assieme agli altri sulle nostre piattaforme online. Il modo migliore per produrre meno plastica è non consumarne, ma è davvero possibile? Abbiamo provato a fare una spesa senza confezioni di plastica, ma trovarne nella grande distribuzione è quasi impossibile. Non esiste una versione plastic free di oltre la metà dei prodotti in lista e il costo di quelli che abbiamo trovato è sempre più alto dei corrispettivi in plastica. Esistono però dei negozi in cui acquistare senza plastica è possibile. Ne abbiamo visitato uno a Milano, dove ogni prodotto è venduto sfuso. Mi ho sballenato 5 anni fa dall'idea di cercare di vendere senza plastica. Abbiamo cercato in questi anni sempre più di coinvolgere i clienti, anche i clienti che venivano da fuori Milano, a che portassero i loro contenitori. Quindi noi qui abbiamo sacchetti di carta per tutto quello che vendiamo di sfuso, però cerchiamo sempre di far portare dai clienti stessi i loro contenitori di casa, quindi di vetro, di plastica o di carta. Non c'erano 5-6 anni fa altre attività così e quindi era un po' una novità. La gente non è ancora abituata
a portare i contenitori da casa. Quindi bisogna cambiare un po' abitudine, pensare, ok, devo andare a fare la spesa, che contenitori mi servono, cosa devo comprare, quindi organizzarsi prima. Tra i clienti più fedeli dei negozi alla Spina c'è Fabiana. Fabiana ha scelto di vivere senza plastica. Abbiamo passato assieme a lei una giornata per farci spiegare come si può eliminare il consumo di imballaggi di plastica. Invece di utilizzare la classica pellicola di plastica, c'è questa tela cerata in sostituzione, tutto conservato nei barattoli di vetro riutilizzati. Mi strucco sempre con dell'acqua micellare. Quest'acqua micellare è nel vetro ed è un vuoto a rendere, quindi quando l'ho terminata la riporto al negozio e me la riempiono. I trucchi che utilizzo sono in confezioni di bambù e sono ricaricabili. Questo è il mio shampoo, sono dei cubetti di shampoo solido, vengono venduti in queste confezioni completamente di carta e cartoncino. Acquisto sempre detersivi in contenitori ricaricabili e poi c'è questa fantastica borsina che si serve per lavare i capi in microfibra, quindi evita che vengano poi rilasciate le microplastiche durante il lavaggio. Ho capito che comunque siamo arrivati a un punto davvero critico, quindi la plastica è un'emergenza e dobbiamo fare qualcosa per risolverla. Concludiamo infine con un breve omaggio ad una leggenda della Formula 1, Niki Lauda, morto nella notte tra lunedì e martedì. Due volte campione del mondo con la Ferrari e una con la McLaren, aveva già sconfitto la morte 43 anni fa. A salvarlo un pilota italiano, Arturo Merzario. Il suo Gran Premio della vita è passato anche attraverso due trapianti di rene e uno ai polmoni. Proprio le complicanze dell'ultimo intervento hanno accelerato la fine. Alla Mercedes, che l'aveva fatto presidente onorario, l'ultimo regalo. Ha scoperto del gene vincente in Lewis Hamilton, da anni dominatore assoluto della Formula 1. Arturo Merzario, Guy Edwards, Harald Hart si sono fermati per aiutare Lauda, per strapparlo alle fiamme. Senza il loro atto di coraggio, per il campione sarebbe stata la fine. È tanto brutto, eh? Non mi sento responsabile di quello che ti è capitato. E lo sei. Ma credimi, guardarti vincere quelle gare mentre lottavo per sopravvivere, sei anche responsabile del mio ritorno in quella macchina. Conclude qui questa edizione di TG Mag, eccezionalmente in onda il giovedì. Appuntamento alla settimana prossima, il giorno tornerà a essere venerdì.